Anastasia ha 17 anni e vive in provincia di Caserta, con la mamma Lisiana e il papà Salvatore, proprietari di un centro estetico. Quando Asia ha scoperto di essere incinta di Emanuele, il padre del bambino ha scelto di interrompere la loro relazione, lasciandola sola a prendere la più importante delle decisioni. Eccolo qua. C'hai la brava Arnose. Asia però sola non è mai stata. Può contare sempre su mamma Lisiana, pronta a sostenerla e a correre da lei appena il lavoro glielo permette. Sei diventata la mia vecchietta. La nonna sei sempre tu, però. Anche se ha dovuto momentaneamente rinunciare ad alcune sue grandi passioni, tra cui la danza e i balletti per i social, i 9 mesi di gravidanza sono passati molto in fretta. Oh, si sta muovendo, eh? Quando mai? Come? Io ho visto che ha dato quando un calcio. Mai? Tornata dalle vacanze con la famiglia, Asia si gode le ultime serate in compagnia di zia Daisy, la sorella più piccola della mamma. Daisy per lei è come una sorella, ma tra poco dovrà trasferirsi in un'altra città. Non facciamo guai. A questo pensiero si aggiunge la stanchezza delle ultime settimane prima del parto. Che è successo qua? Per Asia affrontare la gravidanza da sola non è stato facile, ma ormai manca davvero poco al momento in cui Emanuele sarà finalmente tra le sue braccia. E se triste ti manca l'allegria, vuoi scacciare la malinconia, vieni con me. Manca una settimana al termine della gravidanza e Asia ha appuntamento per un nuovo controllo. Sono gli ultimi giorni di attesa, ma il momento di conoscere Emanuele sembra non arrivare mai. Beh, ci siamo, Manu. Esci presto, ti prego. Speriamo che il corpo funzioni. Ieri sera ti sei sentita qualche spinta, qualcosa. Diciamo mal di pancia. Però non riesco a capire se è mal di pancia o è mal di pancia da contrazione. Vabbè, fa la contrazione è simile al mal di pancia, però quelle cominciano piano piano, piano piano. Le macchine erano contrazioni sicuro. Perché cioè, la pancia si era fatta tutta dura. Dura. Non vedo l'ora di vedere Emanuele, sono super emozionata. Ma questo si muove perché si muove da solo? È lui che si muove. Sicuramente scoppierò a piangere quando lo vedrò. Spero che vada tutto bene il parto. Però lei ha avuto una contrazione esatta. Sì, ma si è indurita la pancia e la schiena. Sì. E ti faceva male qua. Le ossa qua dove stanno. Va bene, dai. Io penso di essere pronta a partorire. Ovviamente farà male perché farà male. Però voglio sentire il sacrificio e voglio farlo. Per il momento, vedi, tu contrazioni non ce ne hai ancora per partorire, se no queste contrazioni si sarebbero viste nel tracciato. Tu ti senti spingere sotto, ma vedo che la pancia è abbastanza alta però ancora. Vabbè, aspettiamo, tanto per il momento dobbiamo soltanto aspettare. Va bene. Signore, ci vediamo la settimana prossima. C'è un'altra persona che attende trepidante la nascita di Emanuele, zia Daisy. Il suo desiderio più grande è riuscire a conoscere il nipotino prima della sua partenza. Vuoi fare il bagno? Se vai. Lo stimoliamo. Lo vuoi stimolare? No. Nascere, veloce, veloce. E ne si va via. Solo perché mo ci vuole stressare. Vedi? Seria, rimani un'altra settimana. No. Cioè, il bambino non lo vedi neanche un giorno. Insomma, potresti fare un sacrificio, quello è una settimana. Ogni tanto io mi arrabbio e dico, mamma mia, mi sta trattando male, però vai via, quindi non vedi Manu, magari io faccio, sono la zia più importante. E lei dice no, perché tu vai via. Poi lo vedi direttamente a Pasqua. Lo vedi quando fa un anno. No, capisco che lo fa perché è dispiaciuta.
Mi vuoi dire questi metodi, visto allora, che ti sei informata? Come indurre il travaglio? Prima cosa, mangia piccante, mangia l'ananas. Non so perché, però fallo e ti induce a qualcosa, penso. Però quello che devi fare è sentire questa cosa, è particolare. Devi strofinare sui capizzoli. Davvero. Che ci sta più? Ah, l'olio di lamponi, un'altra erba che non mi ricordo come si chiama, ti porta a dilatare. Questa è la bacchetta. Grazie. Mia zia mi ha fatto tutto un elenco di rimedi per stimolare le contrazioni. Il primo rimedio che ho provato è stato mangiare piccante. E se mi viene qualcosa ora? Vi ammazzo! Mi porto all'ospedale. Ah, siete venuti? Sta lontano l'ospedale. Mi partorire pure l'acqua. E appena ho mangiato piccante, qualche doloretto è iniziato a venire. Mi sta facendo malissimo, mi sta dando... Dove? La testata? Amo! Vado! L'hai sentito! Guarda mamma qua! Mia. Manu! Questa testa gigante! Il momento. No. Amore, io non capisco niente. Un attimo, mi riesco, amore, io non attimo, vengo. Mamma mia. Un crampo, ma... Il nome è sbagliato, non dovevo mangiarmi piccante. Asia è più determinata che mai a stimolare il parto. Oltre a seguire i consigli di zia Daisy, ha deciso di partecipare a una lezione di yoga, nella speranza che l'esercizio fisico smuova qualcosa. Inizia a rilassare di nuovo dalla radice, rilassa i piedi, distendi tutta la muscolatura degli arti inferiori, le gambe, le cosce. Stiamo creando spazio nel corpo, stai creando spazio anche nella mente. C'è più distensione anche nella mente. Sai il respiro, quindi ti lasci guidare, un respiro tranquillo. La lezione di yoga è stata per me una nuova esperienza perché non l'avevo mai fatta prima. Siedi sulla sedia, e portici, mettendo le ginocchia, retro le ginocchia. L'unica cosa è stata una posizione con la pancia che mi è salita in gola un altro po' e il sangue che mi saliva in testa. Non cade, no? Che mi ha fatto un po' paura e pensavo infatti che mi fossero rotte le acque. Tra poco voglio scendere. No, adesso scendiamo. Ti aiuto. Sento caldo. Ti aiuto. E è stata da brividi. Come scendi? Solleva un po' le gambe, un po' di più e ruota sul fianco. Grazie. In bocca al lupo a te e speriamo di conoscere presto Emanuele. Poi lo voglio qui sul tappetino. Ok? Grazie. La gravidanza è un percorso fatto di cambiamenti e di emozioni contrastanti. Adesso che il giorno della nascita di Emanuele si avvicina, Asia vorrebbe che il tempo passasse più velocemente possibile. La paura per il parto e i dolori hanno ormai lasciato il posto al desiderio di stringere finalmente tra le braccia il suo bambino. Quanto è durata l'ultima? 55. E l'altro? 50. Vabbè, anche nelle contrazioni. Quando mi sono iniziate le contrazioni ho mandato un messaggio a mia zia Desideria dicendo appunto di averle e lei super contenta. Che finale! Eccola. Chiamai le mie cugine in video chat, quindi avevo una sorta di circolo delle donne che mi hanno aiutata a contare le contrazioni. Allora, quando è finita quell'altra? Sono 4 minuti. Senti, ma si sta indurendo la pancia? Sì. Ha detto...
La più ansiosa era mia mamma che andava avanti e indietro. Io ero agitata perché poi sì, c'era la valigia già fatta, però era a metà. Cioè, fammi vedere se appena si muove. Dimmi quando finisce. Mentre Asia respirava sulla palla e continuava a contare le contrazioni, io finivo di preparare questa valigia. Quando ti metti, non ti viene la contrazione, ti senti di spingere, che devi andare in bagno? Sì. Non sapeva cosa fare, era spaventata e io le dicevo: guarda, calmati, che è un falso allarme, è un falso allarme. Invece lei diceva: no, no, tu stasera partorisci. Ma più male, Asia? Sì, questa fa più male. Voglio vedere. Cioè, pensai, queste sì che sono contrazioni. Eccola una. Eccola una. Ecco, vedi? Fa male. Infatti ti stai muovendo la pancia. Serena, tranquilla, respira, respira. Sì, respiro, ma tu non prendere fossi. No, respira, respira. Subito l'hanno messa sotto tracciato, le contrazioni iniziavano ad avvicinarsi e lei diceva: mamma, vengono ancora più forti, stanno arrivando ancora più forti, spaventata. La dilatazione procede molto lentamente e per Asia si prospetta una lunga notte di travaglio. I medici, vista la giovane età e i dolori molto forti, valutano un'altra possibilità: fare il parto cesareo. Mi sono messa pure a piangere perché non sapevo che fare. Cioè, da un lato volevo fare il naturale, però avevo paura che non riuscivo a sopportare i dolori e poi magari andavo a sorte e dovevo fare comunque il cesareo. Non ce la facevo più di stare ancora così e volevo vederlo. Quindi ho deciso di fare il cesareo. Per Asia non è stata una scelta facile, anche per un altro motivo. Il dottore ci ha comunicato che mia mamma non poteva entrare. Io da lì iniziai veramente a stare male, a tremare, ero piena d'ansia e mi misi anche a piangere. Io volevo morire perché avrei voluto stare lì insieme a lei, quindi avevo paura per lei. Stavo preoccupata veramente. Asia viene portata in sala operatoria. Senza la mamma accanto, deve tirare fuori tutto il suo coraggio. Io avevo paura, guardavo il soffitto così. Non sapevo cosa stavano per farmi, mi sentivo toccare, spingere. Che mezza. L'ho sentito piangere e è stato bello. Visto? Toccagli la manina. Il dottore faceva vicino a me: toccagli la manina, toccagli la manina. Io avevo abbastanza paura perché era così piccolo, indifeso, però poi l'ho accarezzata. Non ci potevo credere, dicevo: ma davvero è mio? Eccolo Emanuele, no, quanto sei bello. Ho sentito il pianto di Emanuele e lì ho detto: ok, è fatta, è andata. È passato tutto. E così è cominciata la nostra avventura con Emanuele. Asia si sta ancora riprendendo dalla lunga notte, ma risvegliarsi con accanto il suo Emanuele è la gioia più grande che potesse provare. Sta sognando.
Ma i capelli sono lisci e ricci. Non lo so. Non riesco a capire. Sono un po' mossi. Sono neri. No, ma pure tu eri così. A causa delle restrizioni dovute al Covid, oltre a mamma Lisiana, a nessuno è permesso entrare in clinica. Ma i parenti di Asia sanno lo stesso come farsi sentire vicini. Che mi chiamano all'improvviso. Auguri mamma! Grazie, guarda. Maro, è come piccolino, piccolino, piccolino. Accetta, che emozione ti dà? Niente, mi fa strano, non sembra mio. Non sembra mio. No, non è bello. Bellissimo. Come? La pancia? Come tornare secca? Non lo so, per ora ancora non mi sono guardata, perché sto ancora un po' piena di dolori. È un po' confetta. Però è un po' gonfia, però. Vabbè, ma quello si muove, devi togliere i liquidi, perciò. Ah, l'ha svegliato! Non ci posso credere. Sto dormendo. Non sta bene. Ha fatto cadere un non so cosa. Ha fatto cadere il succo, ha svegliato tutto il nido. Oh, mamma mia. Sto sistemando la roba a lei, però. Cioè, sembra che ha partorito lei, non io. Sta piena d'ansia, non riesce a stare un attimo. Sta già elettrica. È normale la nonna. Mia mamma era molto dolce, sicuramente lo pizzerà tantissimo. Ma ciao! Aspetta, come si mette tutto a contrario? La mamma si è impedita. No, non sono impedita perché sto guardando lui. Eccolo qua, guarda. Madonna, assomiglia? Aspetta, lo riprendo, Vengo un po'. No, dopo te lo chiamiamo. Chiamami. Sono gelosa di mamma che gli fa tutte quelle coccole. Fagottino, fagottino. Ma non sta vicino alla mamma? È mio. È mio e basta. Ma come sei bella, mamma. Per ogni donna, il parto è una storia diversa e mai prevedibile. Ma avere finalmente tra le braccia il proprio bambino è il finale per tutte, pieno di un amore senza fine. Asia ha aspettato tanto il momento di stringere Emanuele. Adesso, insieme a lui, si sente pronta ad affrontare una nuova vita da mamma. Siamo appena usciti dalla clinica e stiamo tornando a casa. Qui c'è Manu. Finalmente si torna a casa. Finalmente anche nonno Salvatore può conoscere Emanuele e ancora più importante per lui è riabbracciare Asia dopo tanti giorni. Per accoglierli nel migliore dei modi, aiutato dalle cugine di Asia, Rita ed Enrica, ha organizzato un caloroso benvenuto. Mio padre non vedeva l'ora di vederlo, infatti quando l'ha visto è un po' impazzito. In realtà ce li hai. La prima volta che l'ho visto mi sono fermato almeno per 10 minuti a guardarlo solo. È stato bellissimo. Ciao, vuoi battere 5? Però allo stesso tempo non sembrava un po' che avesse paura di prenderlo. Infatti è stato così, non l'ha preso perché aveva paura. Mi sembra buffo. No, ma può fare delle smorfie? Ma lei è ferita quando rido. Non lo fai stare. Non incrocia le gambe, la compagnia non te la faccio. Poi mamma ha detto che è stato così anche con me quando ero piccola, quindi ho detto vabbè, ok. Come è scuro? Scuro sì, come ha, siamo andati. È stata a mare? Come è stata a casa sola? Ciao, forza. Ma tu l'hai visto lui? Come fratellino? Era lì.
zio. Quello è zio. Zio Leo. Ma che c'è? E quando piange non è quel pianto tipo un gue, un gue. No. Come fa? Mezzo lamento. Dice, ma manco pinguina. Però Asia è cresciuta subito. Secondo me è una buona mamma perché è molto attenta, sta sempre a guardarlo, lo coccola. Però adesso lo cambiamo anche perché deve mangiare. Però per me Asia rimarrà sempre piccola. Sembra strano vedere una ragazzina piccola affrontare una cosa così grande. È paziente, visto che allatta, è molto molto paziente. Io penso che comunque sta andando bene, sta andando benissimo. Marlo si addormenta. Che bello. Emanuele fa il primo bagnetto. Che bello. Come pulito. Ma come bravo questo pizzo. Sì, è bravissimo. Come ci piace. Dopo le prime settimane passate con Asia ed Emanuele, mamma Lisiana è tornata al lavoro. Li ha lasciati però in buone mani, quelle di Rita, la cugina di Asia. Più grande solo di pochi anni, sarà lei a prendersi cura di mamma e figlio. Cosa vuoi mangiare a pranzo? Mamma ha detto pomodoro fresco, se volevi la pasta. Oppure non lo so, pure vediamo. Ero un po' spaventata nel prendermi cura di entrambi sostanzialmente, solo che in questi giorni, in questi primi giorni, sta andando tutto bene, quindi sono molto fiduciosa della cosa. Secondo me Asia come mamma è un sacco premurosa, controlla sempre che stia mangiando bene, che dal nasino riesca a respirare. Che stai per fare? Lo sappiamo tutti cosa sta per fare. È un sacco divertente guardarla perché si emoziona per qualsiasi cosa. Che ridi! Sì, è sensazio. Mi ride. Mangia. Volevi poca. È un po' tardi. Buon appetito. Buon appetito. Mi pare ieri? Secondo me, non so se stava sognando, però a un certo punto ha fatto uno scatto assurdo. Sai quando tipo stai dormendo e ti senti di cadere? La stessa cosa. Che sa del sogno? Dice che sogno. Facci gli incubi. Perché non puoi dormire. Sono passate solo circa 2 settimane dal parto e la stanchezza si fa sentire. Durante il giorno è così quiete, durante la notte che risveglia, che tiene. Le prime notti sono andate bene, poi nei giorni seguenti Emanuele ha iniziato a fare capricci. Si è svegliato per mangiare o ha rotto le scatole? No, pianto tutto il tempo, si lamentava. Da lì sono iniziate le notti un po' in bianco. Voglio tornare bimba pure io. Non voglio fare niente. Asia. Asia, senza dormendo? Ti stai riposando pure tu un po'? Mo stiamo mangiando. Ma non si può dire niente, tua mamma si libera. Io penso che vieni più per mano. No, per te. Ti sta crescendo il naso. Stanotte mi ha abbandonata, per te che... Niente abbandonato, tutto si è abbandonato. Ti sembra così bugiarda, mamma mia. Ma ti sei abbandonata? No, mamma, io ti ho... Quando sei fatto? La bombata della mezzanotte sul divano. Ho detto, tieni, ti do Emanuele, fagli fare il routine, tu così. Vieni. Riposati, così stanotte ce la fai. Va bene, ci sentiamo dopo. Va bene,
giorno. Ciao ciao. Dammi un bacio. Ciao amore. Ciao. Ma no, che bello. Gli occhi non glieli ho visti ancora. Chiari sono. Come i tuoi. È vero, sei uguale a me. Emanuele è nato da un mese e Asia, con l'aiuto dei genitori, ha organizzato una grande festa per presentarlo ad amici e parenti. Questa è la sua prima festa in discoteca. Nonostante la confusione e la giovane età, Emanuele si dimostra un festeggiato molto mondano. Mi chiedo, un grandissimo applauso al vostro festeggiato Emanuele! C'è da fare l'applauso anche alla sua mamma, alla sua la fantastica Asia. Le facciamo un grandissimo applauso, perché diventare mamma è un'emozione unica. Allora, ah già, ho voluto aspettare, Asia, sì, lui non può sentirti, cioè non può capire, però tu, loro sicuramente saranno testimoni dell'auguro che tu farai al tuo piccolo figlioletto, va bene? Cioè, vogliamo fare un augurio particolare? Sì. Vabbè, sei pronta? Sei emozionata, eh? Sì. Tanto poco? Tanto. Perfetto. Sarà dura? Sì. Benissimo. Poi chiamiamo chi ti ha supportato nel corso. Allora, un auguro particolare al nostro Emanuele. Gli auguro tanta felicità e... Adesso che sono diventata mamma e so quanto è difficile esserlo, non sono preoccupata di rinunciare a alcuni pezzi della mia vita. Quando guardo Emanuele negli occhi mi sento, diciamo, in colpa per il fatto che lui non ha un papà, però alla fine penso che diciamo, l'errore, che poi non è errore, non l'ho fatto da sola e l'abbiamo fatta insieme e quindi non è solo colpa mia se non ho un papà, anzi mi sento abbastanza matura e grande di aver portato questa cosa avanti da sola e ce la farò anche senza di lui. Sega, sega, mastu ciccio, napanelle, nusa, siccio, usa, siccio, ciò mangiam, e Emanuele ciò stipam. Oh. Ciao! È passato un mese da quando è nato Manu. Ogni giorno diventa sempre più grande, ha tutte le sue faccine buffu e inizia a fare anche i primi versetti. Mia mamma ancora non si vuol far chiamare nonna, infatti si fa chiamare la Lisi. Hai un baby cliente. Il mio cliente migliore. Devo dire che è davvero una nonna e una mamma fantastica. Adesso riesco veramente a comprenderla da mamma a mamma. Questa ti piace? No. Mi reputo davvero tanto tanto fortunata ad avere una famiglia fantastica che mi è stato vicino. Allora andiamo per questi, dai. Questi sono seri. Forza Napoli. Mi impegnerò per dare ad Emanuele la stessa serenità che loro hanno dato a me e continuano a darmi. Oh, che rottone! Manu è l'amore della mia vita, lo amo da impazzire ed è il mio principino dagli occhioni blu. E lo sarà per sempre.